la percezione. Diciamo, il titolo è un po' così, io ci ho lasciato un accento perché l'accento è quello che manca nella frase, nel titolo del convegno in sé. Il convegno si chiama Matematica e Arte. Io credo che quell'E debba avere un accento, lo dirò anche tra poco, perché in realtà la matematica è arte. Quando Carla Camoirano mi ha parlato di questo convegno, io ho pensato un po' alle solite cose, ho pensato ai richiami matematici che si possono trovare nell'arte, se ne trovano tantissimi. Ad esempio, dappertutto si trova che il Partenone, Notre Dame sono costruiti con proporzioni che riflettono la sezione aurea. Un segmento è diviso in sezione aurea, in parti auree, se la parte più grande è media proporzionale tra la piccola e il tutto. La sezione aurea ha un qualcosa di magico, si fa presto ad andare nella magia quasi, quando si parla di sezione aurea. E la stessa cosa, la sezione aurea genera anche la spirale aurea. E qui ci sono due opere, una è di un giapponese, un classico dell'Ottocento, credo, e l'altro è l'uomo di Vitruvio. Anche questi sono in qualche modo riferiti alle proporzioni auree. La spirale aurea è di fatto, la spirale aurea, meglio, la spirale di Fibonacci è di fatto questa. Non è una spirale, perché è un oggetto che è costituito da archi di circonferenza. È costituita da archi di circonferenza che sono inscritti in quadrati, da un quarto di circonferenza, che sono inscritti in quadrati i cui lati riflettono la successione di Fibonacci. Quindi 1, 1, 1 più 1, 2, 2 più 1, 3, 3 più 2, 5, 5 più 3, 8 e così via. C'è anche una spirale, questa diciamo io la chiamo spirale di Fibonacci, c'è anche una spirale aurea, la spirale aurea è un po' diversa. È una spirale che è generata in forma polare in modo che il raggio vettore e il vettore tangente della curva formino un angolo costante di circa 57 gradi, l'equivalente in gradi del rapporto aureo che è 1.618, 1 più radice di 5 fratto 2. E questa spirale esce dappertutto, poi si ritrova in natura, si ritrova nei girasoli, i semi di girasole se si guardano, presentano diciamo, due schiere di spirali con i semi, e una cosa interessante è che il numero di spirali che si contano in senso orario e quelle che si contano in senso antiorario sono due numeri successivi della successione di Fibonacci. Ci sono tante cose di questo genere che si possono vedere. Un altro diciamo, riferimento abbastanza frequente è quello sui quadrati magici. I quadrati magici sono quadrati, ad esempio qui c'è quello di Dürer, che sta nella Melancolia, e questo c'è quello di Subirax, che sta su una delle facciate della Sagrada Famiglia a Barcellona. In realtà questo secondo è un quadrato magico un po' anomalo, perché nei quadrati magici dovrebbero esserci tutti i numeri da 1 a 16 e su righe, colonne e diagonali si dovrebbe leggere la stessa somma. Se voi fate 16 più 5 più 3, questi quelli che sono qua, viene fuori un 34. Quello della Sagrada Famiglia non è esattamente così, i numeri qui sono messi una sola volta, qui sono ripetuti, qui manca il 12 mi pare e sono ripetuti e questi numeri qui sono stati messi in modo che la somma sulle colonne non sia 34 ma bensì 33. E questo è il riferimento è chiaro all'età di Cristo. E
Quindi diciamo ci sono tante cose che si possono vedere, ad esempio si può pensare a Escher. Escher ha avuto un'influenza molto grossa, ha fatto molte cose che sono riferite alla matematica, molti dei suoi quadri, quei cerchi, cioè, ha fatto parecchi cerchi con figure che diventano sempre più piccole verso il bordo. E questi sono un riferimento chiarissimo a quello che è il cerchio di Poincaré, che è un esempio di geometria iperbolica, mi pare. E quindi la prima cosa che viene in mente è questa. Poi ci ho pensato un attimo, no? Mi è venuto in mente che parlavamo di matematica e di arte, e come vi ho detto, mi è venuto in mente che ci mancava anche un accento per farla diventare così. Mi è venuto in mente perché tantissime volte, studiando, guardando risultati di matematica, per lo più semplici, semplici nel senso lisci, non semplici nel senso di poco significativi, senso nel senso che, semplici nel senso che si ricavano in maniera naturale quasi. E tante volte mi è pensato, mi è venuto in mente di dire che bella che è sta roba. Mi è sembrato di poterli accostare all'arte. E tra l'altro, guardando qualcosa per dirvi, per raccontarvi qualcosa qui, io poi sono andato a vedere un momentino che cosa si intende per arte. Questa è una definizione che non sarà la più significativa perché è quella tratta dalla Wikipedia, che io peraltro guardo abbastanza volentieri perché mi pare che sia esaustiva e presa con le dovute precauzioni, ma di solito c'è roba buona, sia anche molto interessante. Qui dice: l'arte nel suo significato più ampio comprende ogni attività umana svolta singolarmente o collettivamente che porta forme di creatività e di espressione estetica. Creatività e espressione estetica. Se uno la matematica non la ama molto, credere che possa essere creativa e che possa essere un'espressione estetica, credo che per quella persona non sia facile, però è così. E l'idea che la matematica in realtà può essere un'arte, ho scoperto che è un'idea molto studiata. Ad esempio, ho trovato due articoli, uno è questo. Sì, perché se no non vedete niente. Matematica e bellezza. E qui dentro ci sono un po' di citazioni che sono abbastanza interessanti e sono citazioni di persone non proprio di secondo piano. Questa è una citazione di Hardy che dice che i modelli, gli schemi matematici, come per il pittore e il poeta possono essere bellissime. Le idee, come i colori delle parole, devono sistemarsi insieme in maniera armoniosa. La bellezza è il primo test. E qua dice una cosa estremamente interessante. Non c'è nessun posto fisso, posto permanente, posto duraturo per la matematica nel mondo per la matematica che sia brutta. Ed è abbastanza vero. Però la matematica, anche se non è brutta, molto spesso, quando la si illustra, la si fa diventare brutta. Forse perché non piace, non lo so. Anche Russell dice una cosa di questo genere. La matematica, vista dal punto di vista giusto, possiede non solo la verità, ma una suprema bellezza. Una bellezza fredda e austera, come quella della scultura, senza fare riferimento a nessuna parte, a nessun appiglio più debole, e senza gli splendori della pittura, della musica, ma diciamo è una bellezza più intima, dice quello. Quindi, diciamo, la matematica può essere anche bella, può essere anche arte. Qui c'è un altro articolo che più o meno dice le stesse cose. Qui diciamo, poi si mettono anche a
studiare, c'è stato uno studio su cosa si ritiene bello nella matematica. Cose belle nella matematica ce ne sono tante, io ve ne ho messe due qua, un pochino qua, ma ce ne sono infinite. Hanno un problema, adesso vi dico più o meno cosa sono queste, cosa si riferiscono queste quattro righe, e poi il problema lo vedrete da voi. La prima equazione, la prima uguaglianza è quello che si chiama teorema di Stokes. Il teorema di Stokes è, lasciatemi dire, bellissimo. Secondo me sì. Forse io sì, è vero. È il più bello della matematica, ma ha anche delle conseguenze. È bello anche perché ha delle conseguenze infinite. A partire dal teorema fondamentale del calcolo integrale, andando avanti, col teorema di Stokes si fa qualunque cosa. Molta della fisica dei campi, molta della fisica l'idraulica, la termodinamica, tutto quanto viene fuori da questo. E la bellezza estrema, secondo me, è che tutto era chiuso in questi quattro simboli. Certamente per riuscire a leggere questi quattro simboli ci vuole un po' di fatica, eh? Non è che la prima volta che l'ho visto ho detto che è bello. Però nel momento in cui si riesce a vederla, è veramente bella. Un'altra cosa bellissima sono i teoremi di punto fisso. I teoremi di punto fisso si fa presto a dire cosa dicono. Dicono una funzione continua, definita su un certo insieme, che ha certe proprietà, ammette un punto fisso. Cioè ammette un punto, esiste un punto che trasformato resta lui stesso. E anche questa ha conseguenze pratiche infinite. Poi c'è la gaussiana è questa curva. Questa curva ha a che fare molto con lo studio degli eventi casuali. E infine ho messo questa equazione è un giochino, questa uguaglianza è un giochino. Perché è un giochino? Perché contiene i cinque numeri più importanti che ci sono in giro, che sono E, I, pi greco, 1 e 0, e un po' di operazioni, le operazioni più importanti che ci sono. Secondo me la bellezza l'arte della matematica sta lì dentro, sta nel costruire formule, teorie, oggetti eleganti che abbiano un certo significato. Ovviamente c'è un problema, il problema, diciamo, è stato evidenziato in maniera estremamente cruda in questo libro. Questo libro è un libro scritto da André Weil e da Simone Weil. L'uno è uno dei matematici più importanti del secolo scorso e l'altra sorella era una filosofa mistica morta giovanissima, mentre André Weil è morto oltre 80-90 anni, cose di questo genere. La sorella è morta a 34 anni, probabilmente anche a causa di certi atteggiamenti, comportamenti che aveva avuto a seguito, che ha tenuto a seguito delle sue idee. E questo libro, nella presentazione, questo libro è un libro, questo libro è un libro fatto di lettere, un epistolario tra André Weil e la sorella, che pare fossero molto legati tra di loro. André Weil era in carcere perché era renitente alla leva, in quanto riteneva, era un periodo della seconda guerra mondiale, riteneva che il suo dovere fosse fare il matematico e non fare la guerra, e quindi l'ha messo in galera. E la sorella gli chiede, visto che di tempo ne ha fin troppo per pensare, gli chiede di cercare di spiegare alle persone il suo lavoro, che diciamo è un pochino come cercare di dire, far capire perché la matematica effettivamente è bella. E lui risponde in una maniera un pochino, pare che non fosse proprio, che avesse un carattere un po' spigoloso. Raccontano che non fosse particolarmente semplice, che avesse anche una grandissima concezione di se stesso. Risponde la sorella, tanto vorrebbe spiegare una sinfonia dei sordi. E questo, diciamo, se uno ha mai sperimentato il fatto che la matematica può essere bella, e ha provato a spiegarla a qualcuno che di matematica non ne sa niente, credo che
che credo che non possa far altro che concordare con questo. Comunque André Weil a suo tempo, poi, visto che era estremamente affezionato alla sorella, che lei aveva continuato a insistere, ha provato a spiegare qualcosa. André Weil, tra l'altro, era uno dei fondatori del gruppo Bourbaki, che era un gruppo nato per cercare di stabilire, mettere insieme le basi della matematica. Hanno scritto una quantità notevolissima di volumi. Personalmente non li amo particolarmente perché sono estremamente rigidi e molto astratti, però certamente sono una pietra miliare della matematica. Nonostante questo, lui ha provato in questo libercolo a spiegare con le sue lettere, che poi sono state pubblicate, a spiegare quello che era la sua idea sulla matematica. Non vi parlo ovviamente di questo, ma diciamo c'è un altro modo con cui si può ragionare con la matematica, ed è questo. Di fatto noi conosciamo la pittura, conosciamo la scultura, conosciamo la poesia, la letteratura, che sono indubbiamente nell'idea di tutti, al di là della definizione di Wikipedia o di chi per lei, delle arti. Queste arti sono fatte con strumenti, che possono essere i pennelli, gli scalpelli per gli scultori, le parole, le lingue, per poeti, per letterati, eccetera, eccetera. E tra gli strumenti che si possono usare c'è anche la matematica. Molto di più adesso, che la matematica è sostenuta da questi strumenti che ci hanno per fortuna invaso, e dalla possibilità di far girare le informazioni che abbiamo attraverso la rete. Questi strumenti ci permettono di visualizzare, di far diventare, di toccare delle visioni che uno può avere in testa, di far vedere agli altri quello che può avere in testa, o quello che immagina che si possa vedere, con degli strumenti sofisticati. Io qui in rete ho trovato, la rete per me è fondamentale, non amo particolarmente certi aspetti della rete, per me la rete è soprattutto una enorme biblioteca, per me l'introduzione della rete a mio parere ha avuto lo stesso impatto, se non un impatto anche più grande, di quello dell'invenzione della stampa. Perché ha portato a disposizione di tutti cose che non si sarebbe potuti vedere. Io, ho potuto appurare la difficoltà, adesso i più giovani non l'avranno potuto appurare, ma io ho potuto appurare la difficoltà di reperire un libro su cui mi sarebbe interessato leggere qualcosa. Ora non ho più niente, qualunque cosa mi venga in mente, mi venga la curiosità di fare, o di studiare, io lo posso studiare. E anche su queste cose qui c'è tutto quello che vi serve. Ad esempio, qui ho trovato un sito questa qua, abbiate pazienza, è un'altra cosa. Un sito che è il Museo Matematico Virtuale. Qui ci sono un po' di artisti, ci sono un po' di opere fatte con la matematica. Ve ne faccio vedere qualcuna, perché se ci perdiamo su questa cosa qua, poi ci mettiamo parecchio tempo. Comunque ve ne faccio vedere rapidamente. Queste sono cose fatte, sono oggetti costruiti in parte con macchine e in parte al calcolatore. Ecco, vi dico subito che se volete, tutto questo che vi dico, lo trovate a un indirizzo, è tutto, cioè la presentazione, tutti i riferimenti, poi magari ve lo faccio, vi faccio vedere dove ripescarlo, l'ho messi tutti quanti in rete. Poi qui c'è una cosa strana, questa è una signora che purtroppo sia morta, che ha avuto l'esperienza di avere un figlio e contemporaneamente avere avuto la diagnosi di cancro,
e ha raccontato con dei disegni che sono, fanno riferimento a, alla teoria dei frattali, quello che in qualche modo sentiva. Vi faccio vedere qualcuno, ma poi volendo potete andarveli a vedere di fatto voi tutti quanti. Questo, ad esempio, fanno molto spesso fare riferimento a frattali o a costruzioni che sono, che si possono riflettere in equazioni, questo è bello. Ora, la persona che non sa niente, è proprio niente, è un po' difficile, ma che sa poco di matematica, un disegno così, non penserebbe nemmeno di poterlo fare, ma vi assicuro che se voi andate a cercare, ve ne faccio vedere qualche caso, se voi andate a cercare in rete cose di questo genere, magari non così belle, ma potete farle tranquillamente e sono estremamente interessanti, a me interessano molto, e quando dico sono estremamente interessanti intendo questo ancora ha a che fare con i frattali, ma poi sui frattali credo di far, posso far rivedere qualcos'altro. Questo è una persona di nuovo molto, molto legata a quel tipo di tratto. Guarda, stamattina guardavo in giro e ho scoperto che i frattali stanno pure alla Biennale di Venezia, il che mi ha stupito non poco. Comunque se voi cercate, facilissimo da fare, andate su Google, cercate frattali e Biennale di Venezia, non cercate frattali e Biennale perché sennò accade che di questo periodo ci sia un calciatore che si chiama Frattali, che, di cui si discute un contratto biennale, quindi trovate quello lì per primo. Però diciamo, se voi ci aggiungete Venezia e magari arte, trovate la Biennale d'arte di Venezia. Poi c'è questo. Questa qui, tutta cosina estremamente bella. E poi, vabbè, insomma, vediamo ancora un attimo questo qua, no, questo qua è lo stesso. Questo qui. Sono un po' più cupe, ma sono estremamente belle anche. Quindi qui avete un po' qualche idea. Un'altra idea, e qua ne vedo degli esempi, quindi diciamo ne avete già sentito parlare. Un'altra idea è questa. Questo non c'entra. Questo è il sito di questo signore, Overman, che costruisce delle strutture come questa sfera. This is the best known example of Chuck Hoberman's work. It's called the Hoberman. Che This is the best known example of Chuck Hoberman's work. It's called the Hoberman Sphere, and it's one of the most iconic toys to come out of the 90s. I didn't expect that the sphere would become such a popular toy, and it wasn't what I was actually looking for. What he was actually after was much more ambitious. My career has been about an unusual form of design, and it's about a question that I ask myself, how can I make an object transform the way we see clouds transforming in the sky, or a time lapse of a flower unfolding? What if we could make objects, physical objects, in our lives that actually do that? Over the past several decades, he's designed all kinds of transformable objects, from toys, and it turns inside out, to large structures. Non vi faccio vedere tutto perché sennò non finiamo più. To materials like these. Diciamo, avete tutto quanto e se avete tempo, avete voglia, potete vedervele tutte. E a proposito di possibilità di fare voi stessi, se avete un minimo di matematica tra le mani, dei disegni, ormai trovate anche online dei siti che vi permettono di interagire, come questo, se lo trovo, questo qui è estremamente carino, voi dove volete fare, questo vi permette di guardare, questa è una superficie,
questa è l'equazione della superficie, ma non si può fare soltanto questa. Io posso anche, ad esempio, fare una sfera. No, questo è un iperboloide, perché c'è un meno. Vedete? Posso, poggio un attimo qua, spero che si senta lo stesso, posso farla diventare una sfera, semplicemente così. Sì. Poi posso maneggiarmela. E poi posso anche divertirmi un momentino, nel senso che facendo poco, con un po' di matematica in più, posso metterci un seno davanti qua, un altro davanti qua, un altro davanti qua, no, ho sbagliato, non so se gli dà fastidio lo spazio, e ottengo queste cose qui. Poi posso aumentare lo spazio, probabilmente se qui ci metto un diviso 3 cambia e diventa già più bella, perché diventa un pochino più, poi il diviso 3 non gli è piaciuto più di tanto, perché forse ho fatto qualcosa che non va. Ci siamo, proviamo il diviso 3. Diviso 3. Sì, io sono specializzato nel cambiare, nel sbagliare battitura. Questo mi capita con una certa frequenza. Diviso 3. Manca una parentesi, sì, ma almeno ci possiamo lasciarcelo, non dovrebbe dargli fastidio. Possiamo anche metterci un più. È un'altra figura, vediamo se questa qua gli piace. Beh, non abbiamo migliorato un po', c'è una questa roba. Possiamo provare a metterci un meno. Questo qua probabilmente non c'è niente lì dentro. Vabbè, vi lascio il divertimento. Qui il problema non è cosa vedete qua, il problema è se avete voglia di scrivere altre cose. Guardate che qui ci sono un'infinità di cose che potete fare. Curve nello spazio, probabilmente c'è un esempio. Questa è un'elica. Poi, che so, campi vettoriali. Sta disegnando sta sovrapponendo i disegni, e così via, curve, qualunque cosa, superfici parametriche, questa cos'è, una sfera. Ora capite che non avete da installare nulla, avete da aprire questo sito, e se ne avete voglia di giocare, potete giocare, se avete voglia di giocare potete farlo. E potete trovare qua dentro, potete fare dei disegni che non saranno come quelli che vi ho fatto vedere, almeno nei primi tempi. Ma certamente potete riuscire a fare qualcosa di bello. C'è anche questo programma. Questo programma è un... Scusate, abbiate pazienza. Ma questo è dovuto al fatto che io scrivo questa roba in LaTeX e ho l'editore collegato al visore di PDF. Vedete questi disegni? Questi disegni sono ovviamente grafica al calcolatore. Sono molto belli, alcuni sembrano fotografie. Questa sembra una ceramica, come questa, un gioiello. Qui c'è addirittura una persona. Un ambiente naturale, un bosco. Autostrada,
non so, non credo siano tanto facili da fare questi, un quadro, la riproduzione di un quadro. Questo programma è un programma totalmente libero, quindi se voi vi segnate semplicemente il nome, che è Persistence of Vision, e poi un programma di ray tracing, si dice, perché data la figura, è data una sorgente di luce, è dato uno sfondo, riproduce la figura con le sue ombre e con le ombre generate dalla luce proiettata, riflessa dalla figura sulle altre figure. Questo vuol dire che dovete avere un calcolatore che abbia le spalle un po' larghe, ma nemmeno tanto. Al giorno d'oggi sono tutti estremamente, questo non è affatto un calcolatore nuovo, ma se la cava benissimo con queste cose. E questo programma è molto bello, io mi sono divertito molto adesso a fare cose di questo genere, ad esempio questa. Questa è una versione tridimensionale del triangolo di Sierpinski. Se la vedete in una dimensione potete immaginare questo triangolo privato del triangolo centrale, vengono fuori altri tre triangoli, li private del triangolo centrale, in ogni triangolino che andate a prendere voi potete togliere il triangolo centrale. E quello che ha di bello questa cosa è che è generata da queste due paginette di codice. E quello che c'è di bello in queste due paginette di codice è che quello che genera il triangolo sono questi numeri qua. Quelli, adesso non so se riesco a evidenziarli, questi numeri qua. Voi cambiate uno solo di quei numeri e avrete un'altra figura. Se li scrivete con una certa, diciamo, una certa idea, stando un po' attenti a quel che fate, ottenete quello che volete, altrimenti sono cose assolutamente casuali. E io qua avevo parlato di questa roba qua qualche anno, l'anno scorso mi pare, vedete qua, questa si chiama matematica del cavolo, perché vi faccio vedere alcune figure. Tanto per cominciare vi do un'idea di come si tirano fuori queste figure qua. Di fatto si parte dalle trasformazioni lineari affini, quindi traslazioni, affinità, quindi rimpicciolimento, ingrandimento, rotazione, e si compongono. Ora, le composizioni di queste diciamo, di queste operazioni, alla fine generano semplicemente una matrice di punti, una tabella di punti, una tabella di valori. Tabella di valori che va scelta opportunamente. E quindi se voi ad esempio prendete questa tabella di valori, questa è bidimensionale, non è tridimensionale come l'altra, se voi prendete questa tabella di valori ottenete questo triangolo. Vedete che c'è un mezzo, eccetera. Vuol dire prendi il triangolo, riduci la metà e lascialo lì, è quello un mezzo, oppure spostalo un pochino più in là, oppure spostalo un pochino più in su. Con questi numeri e soltanto con questi numeri, ripetendo più volte le cose, ottenete la figura. Se voi cambiate un po' i numeri, vedete qua ci sono dei radici di 3, fa tanto di il triangolo equilatero, infatti viene fuori un triangolo equilatero, perché le posizioni sono scelte in modo che venga fuori un triangolo equilatero. L'un mezzo non cambia, perché vuol dire sempre il triangolo viene ridotto a metà. E poi potete fare mille altre cose, questo è quello che si fa, si prende il triangolo, si riduce, poi si porta nei tre posti. E scegliendo altre cose, si ottengono ad esempio cose di questo genere, di questo tipo, dei fiocchi di neve come questo, delle felci. Questo forse è abbastanza insolito. Guardate che qua i numeri, trovarli qui è abbastanza, si trovano in giro, non c'è problema, e poi ci si può anche provare, ci si può divertire
a cercare di cambiarli. Qui trovare i numeri è un po' più delicato, però questi numeri generano questa felce. Secondo me è estremamente significativa e, diciamo, l'arte, a mio parere, è scegliere i numeri giusti. Se prendete questi altri numeri, generate questa foglia. E se prendete questi altri numeri, generate una foglia un po' diversa. Oppure un albero. Oppure un cavolo. E devo dire che a suo tempo, a questo punto, adesso quando ho parlato la prima volta qua, non l'avevo ancora fatto, ma poi l'idea di effettivamente di riprodurre un cavolo in questa maniera, ci ho messo un bel po' di tempo, però l'ho fatto. Questa è la questa non è la matrice che genera il cavolo, questa genera questo cubo, questa è una foto di un cavolo, liberamente tratta da Google, dalle immagini di Google. Questa è la matrice che in qualche maniera, con un po' di sperimentazione, sono riuscito a trovare, e questo è il cavolo. Non è tanto diverso, ci assomiglia abbastanza. Anche qui, volendo, si possono fare tanti bellissimi esperimenti. Andiamo un attimo qua. Ecco, io in fondo, diciamo, poi dopo queste cose, vabbè, vi posso far vedere ancora un paio di cose che ho fatto sempre in quella maniera. Qua c'è la piramide di prima, ottenuta semplicemente con quel programma, il Persistent Vision, programmato con quel codice che vi ho fatto vedere, niente di più. L'unico problema è che il numero di iterazioni che fa è abbastanza alto e questo calcolatore, che non è velocissimo, ci mette il suo tempo a farlo. Se poi volete aumentare un po' la definizione, ce ne mette ancora di più. Questo è l'equivalente cubico della stessa figura. E poi qua ci sono un po' di cose che a me piacciono, questa è una mia mania. Io amo molto i solidi platonici, in particolare amo molto l'icosaedro e il dodecaedro. E le sue versioni stellate, per cui mi sono divertito a, diciamo, disegnarli in tutti i versi. È abbastanza interessante questa figura, perché di cosa edro, quello dentro, quello con 20 facce triangolari, e il dodecaedro, quello fuori, in questo caso fuori, che ha 12 facce pentagonali, sono in qualche modo gemelli, sono abbinati l'uno all'altro. La punta di queste facce esattamente nel centro dell'altro dodecaedro. Poi qui potete divertirvi a stellare il dodecaedro, cioè a costruire, no, l'icosaedro in questo caso, a costruire sul ogni faccia dei triangoli, forse sono quelli là, o comunque sono cose simili a quelli là. Oppure potete fare l'icosaedro stellato, diciamo, vero e proprio. La differenza sta nel fatto che qua le piramidi che stanno sulle facce sono prolungamenti degli spigoli del poligono di sotto. Questo è un altro simile, questo è un altro simile, e qui invece ci siamo proprio sbizzarriti, ce l'abbiamo messi tutti. Notate bene che questa roba qua è fatta con quel programma che vi dicevo. Vedete che ci sono delle ombre, perché io posso in ogni caso decidere se fare soltanto il filo, vabbè, perché l'ho programmato, se fare soltanto il filo, se mettere una superficie, con quale materiale, diciamo, qual è il materiale con cui è fatta la superficie, che tipo di vetro ci metto, che riflessione può avere, che se è speculare o non è speculare, un'infinità di parametri che, confesso, non conosco perfettamente, ma mi piace sperimentare, quindi ci provo. Molto spesso, qualche volta, qualcosa di buono viene fuori. E diciamo, l'artista che sapesse anche programmare, perché qui un po' di programmazione, cioè un po' il linguaggio bisogna conoscerlo, perché se dovete scrivere cose di questo genere non è difficile, perché la rete ci aiuta anche in questo, no? Voi cominciate a dire: voglio fare la tale cosa, la cercate su Google, e qualcuno che ha fatto quella cosa, una cosa simile,
con quel programma, con il linguaggio di programmazione lo trovate. Dopodiché andate a vedere cosa ha scritto, cercate di capire e se avete un po' di familiarità queste cose le mettete a posto. Per cui riuscite tranquillamente a fare questa roba. Questa roba è di fatto un loop che mette dei puntini casuali, scelti in maniera opportuna, però casuali, ma ottenuti con un certo, con un certo criterio. E poi cambiate i numeri, potete cambiare anche, vedete che qua c'è A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3, ci sono soltanto tre trasformazioni, A, B e C. Potete mettercene quante volete di trasformazioni, per quel cubetto ce ne vogliono molte, molte di più. Altrimenti, prego. Scusa, no, questo è questo qua. È questo. Questo, dunque, dovete tirarvi giù questo. Questo qua vi dà il motore che vi compila tutto quanto. E dovete andarvi i file, come scrivere i file, basta un editore di testo qualunque, ovviamente un editore di testo ragionevole, diciamo, ASCII stretto, che non faccia cose strane, che non inserisca caratteri a caso. Io ho personalmente un odio feroce per qualunque cosa che non mi lasci fare quel che voglio. I testi che scrivo sono scritti in LaTeX, e LaTeX, l'avete visto casualmente, è questo. Quello che vi sto facendo vedere, beh, non ce l'ho qua purtroppo, però diciamo è una cosa tipo questa qua. Qualcuno conosce la LaTeX, quindi mi può capire. Non è difficile da imparare, quindi questo editore ad esempio permette di editare qualunque tipo di file, anche questi qua che mi pare che siano un'estensione .pov, sono dei file strettamente ASCII, quindi scrivete con quelli, e per compilare dovete tirarvi fuori questa roba qua. Esistono anche interfacce grafiche, cioè cose del tipo prendo il puntino, lo metto lì e quello mi scrive il codice, mi metto il puntino lì, però quello non mi piace. Cioè, voglio che queste cose siano fatte secondo quello che gli dico io, non secondo quello che fa lui. Anche perché questi programmi, per perfetti che siano, normalmente introducono un rumore nel codice verificante, per forza, perché devono essere estremamente generali. Niente, quindi qua potete trovare veramente quello che volete. Se volete la difficoltà di disegnare queste cose e trovarsi le coordinate dei vertici, perché il programma in questione vi dice: io ti disegno una superficie che passa per questi tot punti. Dovete dare dei punti, devono essere ovviamente complanari se volete una superficie, e però dovete dare le coordinate dei tre punti, cioè sistema cartesiano tridimensionale, tre assi, ogni punto c'è la sua coordinata, buonanotte. L'icosaedro è molto bello di suo, perché l'icosaedro ha delle... i vertici dell'icosaedro si trovano facilmente, si possono anche costruire con ago e filo e cartone, perché basta prendere tre cartoncini in sezione aurea, quindi con i lati in proporzione 1:1618 approssimato, 1 più radice di 5 fratto 2. Prendete un cartoncino, lo mettete così, prendete un cartoncino, lo mettete, è difficile da dire, perpendicolare, un asse, l'altro asse, e poi ne mettete un altro qua. I vertici di quei cartoncini sono i vertici di icosaedro. Dopodiché, a partire da questo, potete anche andare a disegnare il dodecaedro. Comunque, la rete è la rete in cui cadiamo e ci ripariamo sempre, quindi se voi andate a cercare in giro le coordinate dei vertici dell'icosaedro, del dodecaedro, le trovate già fatte, senza che fare, non ha a che fare con la sezione aurea
e con numeri molto semplici, tipo un mezzo, uno, estremamente facile. Il problema poi, semmai, è dati questi vertici, capito, avete questo oggetto qua, avete tutti i vertici, dovete andare a individuare tra la fila di numeri che avete ottenuto quelli che stanno uno vicino all'altro. Poi, se volete, potete andare a prendere il baricentro, tirare su una normale dal baricentro, qui un po' di geometria ci vuole. Congiungere, prendere un certo, una certa distanza su quella normale, congiungerla con gli altri vertici e vi fate le piramidi. Cioè, non, questo è un po' più difficile, onestamente. Io sbaglio sempre i conti quando li faccio, vedi, quando lo fate ci ho messo il suo tempo, sbagliando 50 volte, però si fa, non è un grosso problema. E potete fare cose di questo tipo se vi interessa. Io, guardate, una mezz'oretta c'è ancora, invece che di annoiarvi più di tanto, vi farei vedere un po' di cose che ho trovato in giro e che hanno a che fare, sono prima, scusate. Sono queste qua. Allora, qui se guardate il PDF in rete, il PDF ha già i link fatti, anzi ce l'ha anche doppi, perché siccome ho scritto il riferimento esplicito a YouTube, così è chiaro da dove vengono, sia che clicchiate qua, sia che clicchiate qua, viene fuori la stessa cosa. La differenza è che qui, se lo prendete, se andate su YouTube, vi rifila anche i soliti spot pubblicitari, se non avete... Invece di qua ho tirato giù il filmato, non dovrebbe rifilarvi niente. Questa... è molto semplice, è molto semplice. Secondo me quello che c'è di bello è quello che c'è scritto su. Come dicevi, da tutto sommato possono essere tanti che qui trovate le importanti con questa testa. Quadrata la cosa, il quadrato è un altro.
sono abituato a questo. C'è, e quello che c'è di bello secondo me in questo è che c'è anche, diciamo, la matematica facilmente visibile. Qui, se non sbaglio, è un po' meno visibile la matematica, ma c'è anche qui. Questi sono alberi e si possono costruire esattamente con lo stesso sistema che vi ho fatto vedere prima delle iterazioni ripetute. In rete mi è capitato di vedere filmati che riguardano frattali, quindi diciamo disegni di questo tipo, non di questo tipo, di un tipo che vi farò vedere dopo, lunghi 12 ore. Quindi se voi volete li mettete lì, ma servono, sono abbastanza rilassanti. C'è una musica sotto. Il nome pitagorico è evidente, il teorema di Pitagora. E questo è un teorema di Pitagora 3, 4, 5, perché là i cateti non sono uguali. 9 più 16, 25. La cosa bella è un po' la stessa cosa, è il principio della felce, di quello che ho fatto vedere prima. Questo è il triangolo di Sierpinski, che è disegnato in maniera diversa, ma il principio è sempre lo stesso. Il quadrato, la versione tridimensionale, quel cubo che vi ho fatto vedere. Saprei dirvi se l'arte è più la figura che viene fuori o il fatto che ci siano quattro numeri che generano questa figura. È un sistema che non genera.
curva che mi piace molto, non precisamente questa, che è la curva di Peano vera, mi piace più quella che viene dopo, che è di Hilbert. Comunque viene sempre nominata come curva di Peano, tant'è che Peano, che era nato a Cuneo, ha un monumento a Cuneo in cui c'è disegnata questa curva, che però è di Hilbert, perché è più bella. Molto spesso si chiama di Hilbert Peano, ma ci piace lo stesso. Questo è di nuovo un altro esempio che in analisi è molto importante, perché è l'esempio di una curva. Curva mi dovrebbe dare l'idea di linea, quindi una dimensione, è una curva che riempie un quadrato al limite nel senso di limite analitico, al limite quella curva raggiunge qualunque punto di un quadrato, e quindi questo mette in crisi un pochino il concetto di dimensione, perché noi siamo abbastanza abituati a pensare che un filo è bidimensionale, che un foglio è bidimensionale, mentre qui abbiamo una curva che ha una dimensione che potrebbe essere 1, perché è la trasformazione di un segmentino, la trasformazione continua, quindi senza strati, di un segmento. Certamente è una costruzione fatta al limite, ma riempie il quadrato. Infatti è un frattale, i frattali hanno dimensioni definite in maniera diversa. Il concetto di dimensione non è un concetto univoco, c'è il concetto topologico, tipo deformazione continua di una linea o di una superficie, c'è il concetto algebrico vettoriale, cioè un asse, due assi, tre assi, cinque, sei, infiniti assi, se volete. E poi c'è la dimensione frattale, siamo qui, vi lascio finire il pezzetto. La maggior parte di queste curve con il nome che vedete qua sopra sono famose nel mondo, esempi stanno. Ci sono anche cose un pochino più complesse, a proposito di Sierpinski, quindi la solita storia del triangolo col buco del triangolo. Questo è più elaborato. Questo ha a che fare con quello, col primo frattale, l'insieme di Mandelbrot,
che è estremamente curioso, e la costruzione è estremamente semplice. Si prende semplicemente la funzione x al quadrato più c, dove c è una costante, e si itera la funzione e si vanno a considerare le successioni che non divergono, ottenute in questa maniera, colorando i punti di partenza, i punti, la costante c pare che sia complessa, colorando il punto che si è scelto di un certo colore a seconda di quanto tempo ci mette ad andare oltre a certi valori. E apparentemente è una cosa totalmente caotica questa cosa qua, però genera queste robe, questo ve lo lascio vedere tutto, genera questi insiemi. Il bello di questo insieme è che se voi prendete questo insieme e lo ingrandite, dentro a quell'insieme c'è sempre dicendo che al mondo esistono due professioni che sono estremamente frustranti, e sono il matematico e il suonatore di oboe. Il suonatore di oboe, mi pare che sia difficilissimo, cosa si fa il matematico, ma qualcosa forse, ma suonatore di oboe, però pare sia difficile. E diceva, queste due professioni sono frustranti perché uno non può raccontare agli altri quali sono le difficoltà che passa per fare qualcosa. Finalmente c'è qualcosa che si può far vedere come risultato senza dover tirare fuori un sacco di fondo, ed era mio fratello. E da allora ho fatto tantissima strada, e sono una cosa notevole, che hanno anche grosse applicazioni, veramente grosse applicazioni pratiche. Perché secondo me la matematica deve essere in qualche modo anche, cioè, mi piace se è collegata a qualcosa di concreto. E qui so che c'erano studi sulle coste, sull'erosione delle coste, sulla modellizzazione delle coste, anche sulla, diciamo, cristallizzazione, la creazione del ghiaccio, dei cristalli sulle vernici, per lo studio del ghiaccio, delle vernici. Vabbè, io, diciamo,
e tu, non è tanto, ma ci vogliono ancora 5 minuti. Io lo lascerei un attimo qua. Se vi interessa vedere le cose, potete andare qua. Questo è un sito che è vecchissimo, finché il calcolatore regge andrà avanti, spero che poi in qualche modo vada ancora un po'. Comunque il sito è questo qua, si chiama sv.inge.unige.it. È nato come supporto per i corsi di ingegneria che stanno della facoltà di ingegneria di Genova, dell'ex facoltà, adesso è la scuola di ingegneria di Genova, che stanno a Savona. Qui ci sono un po' di roba per gli studenti e c'è anche questa roba qua, cercate qua. E la cercate qua, e poi qua ci sono un po' di cose, se volete. Questa qui è quella del cavolo di prima, e questa qua è questa qui. Se la aprite, è la versione web. Cioè web significa che semplicemente i rimandi ai filmati, invece di essere rimandi a un file che sta qua dentro, sono rimandi a un file che sta in rete, tutto qua. E quindi se vi interessa la potete vedere tranquillamente, e magari farvi vedervi anche i filmati. Voi tenete una cosa che non vi ho fatto vedere, che può essere importante, può essere interessante, perché ad esempio i filmati, qua diciamo, l'ho messo in omaggio alla lima, questo qua, il simboletto della lima, non è un frattale, però è fatto con lo stesso programma del e questo è il monumento di Peano. Molto bello, è una specie di ovale, sta nella parte, non saprei quale, quella in qua, quella all'incrocio tra i due fiumi, Cuneo, sì, Peano era nato lì, comunque la trovate banalmente con Google Maps senza nessun problema. Non vi ho fatto vedere, questo potrebbe essere interessante, se avete voglia di frattali. Qui c'è un altro filmato, ma diciamo non è particolarmente bello. Questo. C'è un filmato, c'è una Fractal Foundation, e tra la Fractal Foundation c'è anche un sacco di software che gira libero, quindi ve lo potete tirare giù, che gira su sistemi operativi diversi, e alcuni, adesso non mi ricordo più quali, funzionano anche in rete. Ad esempio ci sono dei paesaggi frattali, questo genera queste cose, questo paesaggio voi lo potete modificare semplicemente con questi cursori. Ha ovviamente delle regole di... Cioè, i paesaggi frattali sono una cosa estremamente applicativa, i film di fantascienza, se vogliono farsi dei paesaggi fantasiosi, se li fanno così. Cioè l'interazione tra queste cose e i filmati, tutto quello che vedete in giro, praticamente ormai passa di qua, con calcolatori che ovviamente nemmeno si sognano, di cui questo nemmeno si sognano di essere minimamente all'altezza, però poi i risultati sono molto belli. Ma queste cose le potete vedere anche sui nostri, anche perché di solito quello che lavora è il calcolatore che ce l'ha giù. Va bene, io mi fermo, spero di non aver